E tanta magna per tutti ragazzi, io sono Felix e ci troviamo come sempre qui la domenica per le vostre clip. Ho mantenuto anche questa volta il format, diciamo, con il replay o comunque la clip più lunga perché ho visto l'altra volta che vi era piaciuto. Continuate a farmi sapere nei commenti, come sempre, se vi piace in questa maniera, datemi tutti i consigli perché come sapete io vi rispondo e li accetto sempre. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere che tra un po' me ne vado anche al mare perché ragazzi, vedete, canotta fa un caldo pazzesco e andiamo a vedere subito chi c'è in quinta posizione quest'oggi. Eccoci qui ragazzi, non è la quinta posizione ma la terza, vedrete tra poco perché. Ci porta Franktol su Battlefield che fa delle cecchinate folli da distanza incredibile. Ragazzi, l'ho messo in ultima posizione perché davvero questa settimana sono in crisi mistica, quindi chiedo a voi poi di fare la classifica. Comunque, complimentissimi a Franktol 77 per queste cecchinate pazzesche. Seconda posizione ragazzi, seconda posizione perché? Perché ci sono i trickshot. Io non sono un grande esperto di trickshot, ma su Facebook ho visto che i trickshot, questi che vi ho portato, non hanno riscosso grandissimissimo successo. Comunque qui abbiamo Mahmood che ci porta un trickshot molto ben fatto secondo me, e l'ho messo in seconda posizione con quest'altro trickshot che ci porta It's Lore. Perché? Perché secondo me questo qua è più complicato, questo di It's Lore. Uno perché a mio parere deve far passare il proiettile verso più cose e seconda cosa perché è più difficile individuare il nemico in quella posizione. Al primo posto ragazzi vi porto due stunt. Il primo è di Christian che ci fa uno stunt con la bici. Non ne ho mai portati sul canale, ma ho visto che comunque sia sono molto difficili e molto ben voluti da voi, insomma. La difficoltà di questo stunt è innanzitutto rimanere così in equilibrio. Mi hanno spiegato che già rimanere così, come state vedendo, in equilibrio è difficile. Ma soprattutto la difficoltà, ragazzi, se avete visto, è saltare con la bici e superare un elicottero che le eliga in volo e non finire tritati. Quindi complimentoni a Christian. Primo posto, ragazzi, sarò ripetitivo, ma abbiamo ancora il nostro X Black. Secondo me merita il primo posto rispetto a Christian, non tanto per diciamo la difficoltà del lancio, perché ormai ci ha abituato a questi lanci chilometrici, ma ragazzi, guardate l'atterraggio. Perfetto, è praticamente impossibile beccare questo palazzo con questa precisione e non andare da più lungo, più corto, insomma, la precisione con cui atterra sul palazzo, ragazzi. Quindi secondo me X Black merita la prima posizione in confronto, diciamo, allo stunt di Christian. Ovviamente fatemelo sapere voi nei commenti se ho fatto bene o ho fatto male. E con questo qua si chiudono le nostre clip. Bene ragazzi, il video finisce qui. Spero come sempre vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti se la pensate come me per la classifica. E niente, da Felix è tutto. Ci vediamo settimana prossima. Bella.